Buon pomeriggio, inizio di settimana, eccoci qui. Come sta? Come stiamo? Come state? Come stiamo tutti quanti? Ci avviamo verso l'ultima settimana di quarantena, definitivamente l'ultima prima di iniziare la fase 2. E speriamo che appunto le notizie che arrivano, sia per quanto riguarda la Lombardia, sia per quanto riguarda un po' tutta l'Italia, diano dei risultati ovviamente simili a quello che appunto il decreto stabilisce. Oggi vi dicevo, intanto incomincio a salutare il pubblico. Ciao Giada, benvenuta. Incomincio a presentarvi il personaggio di oggi, l'ospite, che è una persona a cui voglio un bene enorme perché siamo connessi in una logica. Ciao Francesca, benvenuta, ciao Mirko. E siamo connessi, vi dicevo, non solo da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista umano, ma è proprio spirituale con questa persona dal primo momento. Ma vorrei insieme a lui argomentare come ci siamo conosciuti e quindi ve lo presento perché lo vedo già collegato e con grande piacere che vi presento Angelo Cruciani. Ecco, vediamo se riusciamo a stabilire subito la connessione. Ciao Giulia, benvenuta, eccoti, ciao amore. Ciao! Oddio, quando sei bello, cos'hai? Cos'è questa cosa bellissima? Io già parlavo di universo e tu sembri una costellazione. Ovvio! Siamo sempre connessi, no? Meravigliosa, Distanti, meravigliosa. ma non lontani. Assolutamente, come sempre, come sempre. No, io chiaramente ho sempre l'abitudine, prima di collegarmi, di presentare un po' il personaggio e poi mano a mano documentare ai nostri follower, no? Perché la bellezza della diretta è il fatto che chiaramente ci sommiamo, quindi ci addizioniamo. E quindi le persone che seguono me seguono te, questa cosa mi piace molto perché è un interscambio, anche se è in lontananza, però è comunque un interscambio. Sempre. Lo racconti tu o lo racconto io come ci siamo conosciuti? Facciamo un mix, Facciamo un diciamo. mix. Allora, ci Allora, siamo ritrovati, se non altro nella tua terra, in Sicilia. yes, esattamente. Quindi praticamente ci conosciamo fisicamente, perché poi ovviamente già conoscevo te, perché ti seguivo, perché comunque seguo il tuo brand e mi piace tutto quello che fai. Intanto salutiamo un bel po' di gente che si sta connettendo, siete tantissimi, anche noi, anche io lo vi Angelo, ovvio. Brasil aqui, então, beleza, também do Brasil. Tutto mondo tá connesso. Allora, ci siamo conosciuti a Taormina in occasione di un evento dove io col mio sponsor e il mio team curavo e mi occupavo dell'immagine di tutte le modelle. E a un certo punto c'erano anche dei momenti in cui facevamo le prove, c'erano dei momenti anche insomma un po' più ludici dove si poteva chiacchierare, mangiare insieme, passare un po' di tempo. Ma la bellezza proprio tua l'ho scoperta nel momento in cui con la massima attenzione, ma con grandissimo rispetto, che sono due cose che di solito le persone non riescono a mettere insieme. Cioè, vale a dire, alle volte ti trovi delle persone super attente che vogliono mettere il dito su quello che non è il loro lavoro, oppure trovi persone, viceversa, che non dicono nulla. Però in qualche maniera non sono così attente al lavoro che fai. E invece quello che io ho notato di te sono stato la massima attenzione, perché giustamente si parlava della modella che doveva rappresentare i tuoi capi, ed era appunto la main model su cui facevamo la prova, e poi quindi copia e incolla sugli altri ragazzi. Però è stato bellissimo perché tu mi hai detto quello che volevi, sei stato lì insieme ai tuoi collaboratori, che tra l'altro saluto con grande cuore perché gli voglio un mondo di bene. E tu sei E stato loro ne vogliono a attentissimo a te. guardarmi e poi hai detto: perfetto, perfetto. Beh, tu, come si può dire, tu, io ascolto te, tu ascolti me quando ci si ascolta. Ecco, è appena arrivato anche Albi. Albi, amore, ciao, Albi! ciao Albi, amore. La cosa io credo molto importante quando si collabora, specialmente poi nell'evento dove eravamo insieme a Taormina, che ovviamente era un evento importante, era un evento televisivo, era un evento che ovviamente
al Teatro Greco, quindi in un posto anche di grande rispetto per la storia della nostra civiltà, dovevamo comunque portare a casa un ottimo lavoro in condizioni molto difficili, in spazi molto difficili e con luci molto difficili. Però devo dire che ho avuto il grande privilegio di essere stato seguito da te direttamente, perché poi ovviamente era un privilegio che non tutti hanno potuto avere, perché comunque la situazione comportava il lavoro di tante persone. Io ti ho visto te avere un occhio di riguardo, anche due, tre, le mani, tutto quello che potevi riguardare, sei stata d'oro. Ma soprattutto ho imparato un nuovo metodo di make-up che non conoscevo, che per me è stato sorprendente, ovvero il fatto che prima di un make-up si può lavorare un viso con il massaggio, con le mani. E questo per me e anche per i miei ragazzi, ti ricordi, no? Noi pubblico lì che ti guardavamo e dicevamo, ma deve truccarla, che cosa gli sta facendo? E a un certo punto, dopo il massaggio, era già truccata, bianca. Mamma mia. Esattamente, esattamente. La nostra Bianca è bellissima e ti dico, per me quella diventa una prassi, ma da sempre. Una prassi perché io sono sempre convinta. Cosa succede? Mi stanno chiamando su Skype, ma non hanno capito che non devono chiamare. Lo vedi che sei connesso, ti ho detto che già c'hai le costellazioni, arrivano anche i satelliti. Sempre. No, e ti dicevo, per me è una prassi da sempre, perché per me il make-up in quel think che ho creato anche per l'azienda, che è quel Give Love First, è una trasmissione di energia. Cioè, se noi esaminiamo la parola truccare, no? Io posso dire che trucco un volto, ma io posso dire anche che trucco una moto. Qual è la differenza? Ah, Cioè, sì. quindi nella parola truccare significa che io già sto cambiando qualcosa, ma se sono bravo devo cambiare qualcosa senza che gli altri se ne accorgano. Perché quando trucco la moto, effettivamente, magari la cilindrata è rimasta tale e quale sul libretto di circolazione, però poi accelero e invece il meccanico mi ha trasformato sapientemente la cilindrata della moto senza che nessuno se ne accorga, tranne quando mi fermano. È chiaro. Quindi truccare, se io non ho di base già un contatto con la persona e la persona non è rilassata, noi siamo, soprattutto sul volto, la maggior parte dei nostri muscoli è concentrata proprio lì, sta tutta lì. E quindi è fondamentale rilassare tutte le zone. Ora, tra il pubblico ci sono parecchie delle mie studenti, ex studenti, persone del team che tu hai visto lavorare a Taormina, dove ognuno con la propria manualità, ognuno con la propria esperienza, però sanno che prima di mettere e applicare il make-up mi devono proprio fare questo massaggio facciale che permette sia la distensione muscolare e quindi il riposizionamento dello zigomo, il riposizionamento della nasogeniena e la zona del contorno occhi, la glabella, Come si chiama questa? nasogeniena. Mamma mia. Perché praticamente proprio la. La detesto, è il difetto più grosso che ho, che mi sento. Dacci qualche trucco per noi che odiamo la nasogeniera. Oddio, Allora, c'è anche un intanto nome. semplici 5 minuti ogni giorno di esercizio. Te ne faccio vedere due che servono Va proprio bene. per questo. Uno è semplicissimo, basta fare le vocali A, E, I, O. Cioè, proprio aumentando, devi proprio fare uno sforzo, fargli fare al muscolo delle esercitazioni. Esattamente come quando prima dello shooting ti è mai capitato che magari il fotografo ti dice: sei un po' rigido, fai così, che serve proprio a decontrarre la muscolatura, perché comunque uno anche inconsapevolmente non lo sa, ma in automatico si irrigidisce, quindi quello è fondamentale. A maggior ragione le modelle che sono sottoposte ovviamente a più sforzi. Il secondo serve sia per questa, ma serve anche per questa zona qui, molto importante, perché questa zona qui, non avendo dei muscoli, il collo normalmente poi tende a cedere velocemente. Lo so bene, guarda. E allora, però, per fare questo è importante che tu sia posizionato in un modo, in una maniera
in cui la tua schiena sia ben poggiata solidamente a qualche cosa. Okay. Poi, possibilmente, le ginocchia appunto un po' su, in maniera tale che quando appoggi puoi appoggiarti così, in maniera tale che la cervicale non abbia poi degli scombussolamenti. E farai semplicemente questo, osserva, apri. Il labbro inferiore deve andare su quello superiore, ma senza muovere la testa. Cioè, devo rimanere così? Se tu con una mano sola provi a sentire qui sotto, vedi cosa succede. Oddio, sì, ti prego. È vero, cioè la ginnastica facciale, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Okay. Per esempio, se parliamo di occhi, che sarà fondamentale, no? Parlare di occhi, perché se è vero, e purtroppo è vero, che gireremo con mascherine, poi ci potremo comprare tutte le coprimascherine che vogliamo, però sostanzialmente dal 4 maggio il nostro punto focale sarà questo. Quindi un po' come indossare uno sciadore, puntare tutto sullo sguardo. Quindi sarà fondamentale che questo sguardo si apra. Un esercizio, per esempio, da fare è una digitopressione della glabella, proprio premendo qui e tirando verso su, un pochino più basso, guarda, proprio in mezzo alle sopracciglia, il terzo occhio, bravissimo. Tu premi qui in maniera tale che questo non si contragga e tiri su le sopracciglia così, quindi ti devono venire tutte le ondine in questa maniera. Tu dici, vabbè, ma faccio queste e mi aumentano queste. No, perché prima si fa questo esercizio, poi invece si prende questa zona così, proprio premendo qui alla fine delle sopracciglia e alla fine dell'occhio così, e facendo invece lo sforzo di corrucciare senza fare in modo, perché tu tirerai qui, che tu possa carrucciare. E questo sostanzialmente è la ginnastica che in realtà il Botox, ovviamente, quando blocca questi muscoli, evita che il cosiddetto corrugatore, che è posizionato qua sulla glabella, possa appunto fare esattamente quella lì. Quello. Okay. Esattamente quella lì, Angelo. Quindi questi esercizi. No, che il tempo passa e quindi è arrivato per me il momento anche di imparare certe cosine. Che... Così come lo zigomo, no? È vero che ci sono delle donne ovviamente che non hanno uno zigomo alto. Io sono del sud e ringraziando Dio è proprio una questione di ossatura. Però è anche vero che oltre all'ossatura c'è il muscolo. Ma qual è lo zigomo? Perché c'ho solo le guance, tutta una guancia gigante che... Allora, Angelo, questa davanti è la guancia. Questo è lo zigomo. È moschissimo. È moschissimo. Vabbè, io ci potrei prendere una specie di culo in faccia, no? Tipo, c'è tutta la guancia. Che poi, tra l'altro, l'altro giorno con Andy, nella puntata con Andy, ho ritrovato una tua vecchia foto di quando eravamo lì da Coveri. Mamma mia, come vola il tempo. Già sono già passati 5 anni. Cioè, in realtà io lì proprio fisicamente non ti conoscevo, però vedi, era già un segno, già eri lì, perché sei amico di Andy. E quindi inevitabilmente dovevamo diventare amici io e te. Ma guarda, io perché con Andy la situazione è che io da quando ero ragazzino ho detto no, io devo diventare il quinto Blu Vertigo. E io mi sono presentato lì e gli ho detto scusate, i Tech Deck sono 5, le Spice Girls sono 5, i Blu Vertigo perché sono 4, non avrete mai il stesso successo senza di me. E ovviamente immaginati la faccia di Morgan, Andy subito, tipo dai vieni! Morgan, come ha reagito Morgan? Morgan mi ha detto, distonato basto io. Quell'uomo è un pazzo, ma è geniale anche nelle sue affermazioni, ha la capacità proprio di cascare dritto, sempre. Ma eravamo una sera a Monza, in un locale dove avevano suonato dal vivo... Sì, a Monza, a Milano, mi ricordo benissimo, perché erano quegli anni in cui, come si può dire, bere quel pochino di più era consentito. Sì. Ad oggi, se bevo un pochino di più, ma basta proprio un pochino di più, non mi alzo dal letto per 2 giorni. Quindi la vita stemmia ormai. E,
E vedi, poi alla fin fine Milano è un grande circuito dove tutti ci conosciamo, una cosa che poi a volte dici, cioè non ti conosci, ma hai sentito parlare di te, è tutta una ramificazione, per cui è bellissimo far parte di una città come questa dove no, gira il cuore economico dell'Italia, della moda, di tante cose, poi alla fin fine noi la viviamo come un paesone, perché spesso le persone pensano che Milano sia una città fredda, una città completamente concentrata sul lavoro ed è sicuramente una città che sul lavoro si fonda. Però poi vale, possiamo dirlo alle persone che Milano è invece una città calda, fatta di grandi amicizie, fatta di amicizie che a volte durano per sempre, a volte passano, perché poi cambiamo, come cambiamo il colore dei capelli, i tagli, i vestiti, sì, purtroppo cambiamo anche i desideri delle persone che abbiamo intorno perché ci evolviamo e Milano offre un quantitativo infinito di persone da frequentare. Allora, io credo che alle volte quando si utilizzano dei linguaggi, nello stesso linguaggio è un po' come quando uno utilizza le espressioni sempre piuttosto che mai. Io cerco sempre di regolamentarle queste due paroline, perché se uno ci pensa, anche il linguaggio inconscio, o quantomeno la comunicazione tra quello che è il nostro interno e quello che è l'esterno, si evolve esattamente come noi. E quindi è fondamentale comunicare avendo coscienza di quello che si dice. È preferibile che uno dica spesso, qualche volta, perché sappiamo bene che il sempre e il mai è qualcosa di cui ci... E probabilmente utilizzandolo ci pentiremo di averlo fatto, perché sempre prevede chiaramente una continuità che, come stai dicendo tu, non solo non può avvenire perché gli altri cambiano, ma perché anche noi cambiamo. Guarda, questo per me quest'anno in particolare, sai che io sono molto legata a tutto ciò che è il concetto da buona donna pesci, tutto ciò che sono le onde che non si vedono, no? Quindi quelle che proprio io sento, quella differenza tra il think e il feel, che spesse volte le persone, i miei follower, sentono che io uso come differenza. Nel feel, e infatti Flora, che vedi che è Raveo77, che è una delle mie follower più accanite, che è una donna meravigliosa, ci conosciamo da sole 2 settimane ed è scoppiato l'amore tramite internet, e noi non ci conosciamo ancora. Però è un grande amore. C'è anche il super tisci, ci abbiamo. Ciao, ma ciao. Ciao Andrea. Allora, dicevo, in questa comunicazione, Paolo Coelho ci ha insegnato una cosa meravigliosa, meravigliosa, che le persone e anche noi arriviamo nella vita degli altri esattamente come stavi dicendo tu prima. Cioè, il cambiamento, se la vita fosse statica, noi potremmo prevedere di essere statici e ci dovrebbero piacere le stesse cose. E invece adesso per me è il periodo del viola. Ogni 7 anni, o comunque tutto ciò che è legato al 7, significa un cambiamento di un lustro. Io quest'anno ne ho compiuti 49 e sono i miei 7 lustri di vita. In questi 7 lustri di vita, che combaciano pure con i 7 chakra, quindi 49 anni, sono una tappa fondamentale tra quello che è stato il prima dei 49 e quello che sarà dopo. È come la grande muraglia, è come attraversare un muro enorme in un nuovo concepimento di vita. Quindi Beh, tu questo per me è segui fondamentale. come me i cicli, perché io seguo Certo. i due cicli, quelli settennali e dodecanali, quindi tu hai vissuto 2 anni pazzeschi, il 47esimo che è di preparazione, il 48esimo e il 49esimo, cioè diventano proprio un insieme, è un momento magicissimo della vita di una persona, Magico. perché arriva, se tocchi la consapevolezza vuol dire che hai utilizzato, no, tutto il tempo che ti è stato dato per fiorire, cioè fiorisci di tutti i colori e alla fin fine, cioè, te li scegli ma perché li hai assaporati un po' tutti. E
E sei pronto a Esattamente. rivivere le stesse cose con la consapevolezza, perché poi è una scala ritroso, come dice mia mamma. 60 anni si rivive la vita come a 30, le dice a 20, dice solo che la figata che faccio quello che voglio con la che conosco le cose. Quindi ti capisco bene quando dici, cioè, che sei in un ciclo settennale, perché io compiendo nel 42 invece entro nell'ultimo dei cicli settennali, quindi spero che tra i 42 e i 49, Vale, riuscirò a fiorire come te, capito, dentro. Io non ne ho neanche un dubbio, Angelo, non ne ho neanche un dubbio perché al di là di quello che è l'insegnamento, il trasferimento che ci danno i nostri genitori, bene o male che siano, ma è chiaro che poi si uniscono ai nostri caratteri, si uniscono agli strokes che abbiamo vissuto, soprattutto nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. E per quanto se ne voglia dire, se in quegli anni lì non hai agito, o per conto tuo o perché gli altri ti hanno creato dei condizionamenti tali in cui se non li hai superati, continui a girare su quella roba lì perché è proprio il buco dell'io più profondo che si forma proprio tra i 7 e i 14 anni. Quindi tutti i problemi che sono lì te li ritrovi sempre nella vita ed esattamente come insegna il buddismo, sei tu che devi fare questo upgrade verso la luce. Perché il tempo passa e passa inesorabilmente. Il tempo diventa tuo amico quando lo sfrutti a favore, utilizzando tutte le armi che hai a disposizione. Per armi intendo ovviamente quelle benevole, quelle del cuore, quella del coraggio, quelle della caparbietà, quella della continuità, per arrivare a quello che è l'obiettivo, sia personale come essere umano, sia lavorativo. Dipendentemente da quello che è il sogno di ognuno. Cioè, per me è proprio chiarissimo. Ovviamente poi nel massimo rispetto di te e degli altri. Sai, qualche altra volta nelle puntate mi è capitato, parlando con qualche altro personaggio, in cui ci siamo confrontati su che cosa è significato da giovani non sentirsi accettati o addirittura pensare di non essere accettati solo ed unicamente perché qualcuno aveva paura della tua energia, del tuo modo di fare che arrivava dritto e lì dove c'è chiaramente un set e partendo dal fotografo, scendere giù, il fotografo è il re del set, puoi trovare delle persone a cui fa piacere e ad altre a cui fa meno piacere essere tanto esuberante, ma non esuberante nel senso del rumore, anzi, è proprio in quel silenzio che anche se tu non parli, la tua energia comunque sta urlando. E lì non puoi farci nulla, perché la tua energia, come fai a bloccare la tua energia? No, è impossibile. Però l'importante è, come si può dire, che proprio chi sta sopra deve avere rispetto di tutti quelli che stanno sotto. È la cosa sempre fondamentale, perché i grandi fotografi con cui ho lavorato, alcuni penso che sono gli stessi con cui hai lavorato anche tu, perché mi sembra che anche tu hai lavorato con Testino, no? Con Certo. Meisel. Sì. Io quando facevo il modello ho avuto la fortuna di essere fotografato da loro. E mi ricorderò sempre la differenza tra i fotografi di quel livello, di quell'altissimo livello, e la differenza tra i, diciamo, quelli alle prime armi. Mi sono sempre stupito della grande umiltà dei grandi rispetto alla superbia di quelli magari meno talentuosi, che proprio per andare a sopperire all'insicurezza reagivano con l'aggressività, con dei toni magari sopra le righe. Andando in maniera poco dignitosa, chi ovviamente era sottoposto perché il fotografo, come dici giustamente tu, è il re del set, tanto che anche il modello alla fin fine diventa, anche se è una celebrity, diventa comunque al servizio del il risultato lo porta a casa lui, ovviamente con la collaborazione di tutti noi. E io credo molto che prendiamo il nostro ambiente come metafora di tutto quello che può essere invece una metafora per la vita. Alla fin fine, chi è grande non ha bisogno di fare il grande e dimostra la propria grandezza proprio con la pace che dimostra e la proprietà governativa che dimostra sul set.
Ti ricordi, Vale, quando ci siamo conosciuti che era una situazione traumatica, diciamo, senza andare a scendere nel dettaglio, una Assolutamente sì. situazione ingovernabile, ingestibile, nella totale disorganizzazione generale, abbiamo portato a casa il risultato perché alla fin fine i professionisti, anche quando tutto sembra avverso, riescono a fare dei miracoli. Però Sì, ecco perché questa cosa. comunque vuol dire che è chiaro, per me così come per altri protagonisti di quella manifestazione che badavano all'interesse comune del portare avanti. Steve McCurry, certo, ho lavorato anche con Steve e anzi, hai vista l'ultima immagine in cui ho truccato Steve? È diventato uno dei miei clown, Angelo. Sì, ho visto, ho visto, ho visto. No, ma io perché Bellissimo. pensavo che avevi fatto il progetto con Steve McCurry, no? Che Steve McCurry era stato uno, diciamo, dei modelli. Perché poi dopo ho detto, ma guarda tu, Steve, che si è scelto un modello come uguale a lui. E poi dopo ho guardato bene, ho detto, ma lui, allora dopo ho letto il nome del fotografo e ho detto, vabbè, ho fatto un casino. Ma anche perché, cioè, quando si ha la fortuna di lavorare con tutte queste personalità, alla fin fine, cioè, è una giostra troppo ricca, no? Assolutamente sì, e ti devo dire che Clownville in è uno quell'occasione dei progetti più belli. quel progetto, io sono ovviamente stra-innamorata di quel progetto e peraltro quel progetto continuerà perché adesso causa Covid, ovviamente come qualsiasi cosa siamo fermi, ma abbiamo ricevuto sia io che Eolo perché è un progetto in copartecipazione. Ciao Alessandra, benvenuta. Abbiamo ricevuto una richiesta per scrivere un libro, cioè praticamente Eolo dovrà creare un libro e quindi dobbiamo fare molti più personaggi di quelli che sono fino adesso. Quindi vedrai che può essere che ti farò una telefonatina per dirti Angelo, ma ti andrebbe di essere uno dei clown, dei personaggi di Clownville, che è un'esperienza tra l'altro molto forte, Con molto piacere. eh? Molto, molto Guarda, non forte. mi. Sai, io sono innamorato del Joker, specialmente dopo l'ultimo film uscito, che è veramente un'opera d'arte, che per la prima volta ti mette dalla parte, no, del nemico. Cioè, questa sensibilizzazione. Poi Round It, che mi ha segnato quando ero piccolo, adesso magari fa ridere per i ragazzini della nuova generazione, ma quella volta per me It era veramente spaventoso. Invece poi con i clown ho fatto poi la scuola clown, conosco una delle più famose clown, la Rosa Masciopinto qua in Italia, tutti questi che hanno studiato con le Koch, cioè il clown è un momento della vita, poi, specialmente. Cioè, io penso che per quello tu hai voluto creare questo progetto, perché non è tanto il make-up, ma è la maschera, no, dell'anima, è la maschera tra il sorriso e il pianto. È un momento estremo che tocca tutti noi, in una qualche maniera, Io no, credo che Vale? anche tu ti ritroverai tantissimo in quello che sto per dire, almeno penso di sì, perché anche con, diciamo, designer piuttosto che artisti contemporanei, fotografi che non si occupano solo di moda, ma magari si occupano di portrait o di altri tipi di foto, è comune, questo che ti sto per dire, ovvero ognuno di noi in qualche maniera, proprio quei famosi strokes di cui ti parlavo tra i 7 e i 14 anni, che se si formano poi tu devi necessariamente toglierteli fuori per evolverti, perché se no sono loro che ti tengono sotto, no? E quindi tu non riesci né a esprimerti né ad andare avanti. In moltissime delle opere di Clownville io ho buttato tantissime mie paure, le ho proprio imprigionate in quell'immagine lì. Cioè proprio l'ho tirata fuori da me, lì dove anche gli elementi morfologici me lo permettevano, e l'ho proprio tirato fuori. Guarda, a questo proposito ti farei vedere una cosa, perché sul mio telefonino ho qualche immagine anche dei clown, vediamo, di quelli proprio più antichi. Ecco, per esempio, vedi questo qui, che adesso faccio così perché devo riuscire a cambiare. Vedi, questo clown qui, che in realtà è L'urlo di Munch, è un'opera
che a me ha sempre messo un'inquietudine incredibile, incredibile. Quando ho trovato il personaggio giusto che poteva reinterpretare l'urlo di Munch in versione Clownville, l'abbiamo fatto ed è questo, e tu non hai idea quanti tatuatori hanno utilizzato questa immagine per, diciamo, riprodurla sul corpo delle persone. Angelo, ci sei? Non ti vedo più. Eccoti. Dove sei? Sei andato via. Angelo l'ho perso. Vediamo, eccolo qua. Eccolo. È la connessione ogni tanto non va. Eccoti. Eccomi. La connessione era Scusate. andata. Sì, no, è che sono in ufficio e qui in centro è un delirio. Ci sono dei momenti che siamo sovra caricati. Immagino, io ti ringrazio perché tra l'altro hai trovato un momento perché io ci tenevo tantissimo a farmi questa chiacchierata con te e quindi grazie, grazie mille. Quindi ti dicevo, proprio questo clown è uno di quelli a cui sono particolarmente affezionata proprio perché lì ci ho buttato un po' di cose, ma d'altronde come questo. Questo è un altro fortissimo. Un personaggio fortissimo perché è mentre stringe questi capelli e si dispera, lei è stata bravissima poi a impersonificare proprio il personaggio, perché poi di questa serie ci sono anche i video che ovviamente documentano. Questo è quello che ho presentato l'altro giorno, che tra l'altro è stata anche una copia regalata a Giampaolo Barbieri, che ha voluto di questo main clown, che è il mio Hitler, quindi come sarebbe cambiata nel corso dei tempi la storia. Se invece che alzare la mano per così, lui avesse fatto così. Sarebbe diventato un guerriero alla Folie Magari, Bergère. E sarebbe cambiato tutto. No? E quindi è così. Vale. Così come questa, per esempio, è la mia versione di Dalì. Perché lei aveva un viso incredibilmente spagnolo. Nel momento in cui l'ho truccata, è stata un attimo. Tra l'altro lei è una bravissima stylist di Green Apple, e quando le ho proposto di fare questa cosa lei ha accettato molto 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 volentieri. Però insomma sì, ce ne sono tanti. Questo è il primo con cui abbiamo iniziato tutta la storia di Clownville nel 2004, 2004-2005. Quindi ti dico quanti anni sono. Mamma. Sono 15 anni che creiamo. E però ci stiamo andando piano piano perché comunque non abbiamo fretta. Questo, per esempio, è il mio omaggio a Freddie Mercury. Lo Ah, vedi? bellissimo. Ha proprio Sì. la giubba rossa che richiama chiaramente quello che era il personaggio di Freddie. E poi nella mia mente lui è diventato così. Vabbè, insomma, mi piaceva condividere con te questo momento Clownville, ma anche perché appunto l'idea con te era quello di parlare del make-up e di tutte quelle che saranno le considerazioni sul make-up da fare, perché chiaramente tu sei titolare di un'azienda che produce abbigliamento, produce dei capi molto belli, sia per uomo che per donna. Io ovviamente in quelli che sono i Ma sette anche punti. molto, ma anche molto inutili in questo momento. Anche molto inutili in questo momento, è vero, però è anche vero che dobbiamo pensare, sperare ovviamente che grazie al comportamento Che ritorneranno a essere utili. che ritorneranno ad essere utili, che ritorneranno ad essere utili. Poi la maggior parte del pubblico che ci sta seguendo e che chiaramente ho visto anche che ti scriveva e che scriveva anche a me, ti avrà visto ultimamente, come abbiamo visto tutti, su questo bellissimo successo che hai avuto su Next in Fashion all'interno di Netflix. Che cosa è successo con Sì. questo Netflix, Angelo? Il mondo? Wow, è stata una storia un po' assurda perché a volte dici quanto devi esprimere i desideri, stai attento quanto li esprimi. Ti racconto la storia. Quando mi sono sposato 2 anni fa,
la mia manager mi ha detto: che cosa vorresti come regalo di matrimonio? Gli ho detto: guarda, mi piacerebbe tanto fare un talent show. E lei mi ha detto: a 40 anni talent show, forse ci sono, come si può dire, ancora per la terza età non li hanno fatti. Ho detto: ok. Qualche mese, la direttrice di Labo Magazine di Londra mi chiama e mi dice: vogliono fare un talent show per giovani, ma già fermati, diciamo, ma non globalmente riconosciuti. Io gli ho detto: why not? Ho detto: vabbè, difficilissimo, Netflix, andare a girare a Los Angeles, la lingua, il fatto che io non ho mai cucito in vita mia e non l'ho nato, cioè non avevo mai attaccato E lì nemmeno un secondo me hai bottone. vinto, e lì hai vinto proprio, secondo me tu hai vinto, scusa che ti ho interrotto, ma io che me lo sono praticamente viste tutte le 8 puntate in un solo giorno, si può dire che non vedevo l'ora di vedere quella successiva. Secondo me nel momento in cui vi hanno diviso e c'è stato quel momento in cui tu hai creato il primo capo che ti era stato richiesto, che era quello da gym, da sport. Sei stato fantastico nelle risposte che gli hai dato e nella prova come l'hai fatta. Scusa, però ti ho interrotto, però lo volevo dire. No, tranquilla, Vale. Vabbè, è stata ovviamente una sfida con me stesso, una sfida che ho vinto nel casting che è durato 6 mesi, che ho vinto contro le mie paure, che ho vinto contro tanti limiti che per avere, compreso quello dell'età, perché comunque gli altri giovani listi erano tutti molto più giovani di me. Diciamo che e non sentire il peso anche della differenza di età. Io ho iniziato molto tardi ad avere la mia linea perché ho sempre pensato che non avevo abbastanza carattere e grinta per aprire il mio brand, a differenza di questi ragazzi che con me erano e che hanno il loro brand praticamente da appena finita la scuola, dove hanno creduto subito in loro stessi, dove hanno fatto un percorso di autostima molto più forte di nel tempo. Per me ci sono voluti molti, molti, molti anni prima di capire che potevo permettermelo di giocare, perché vivevo tutto molto seriamente, Vale. Cioè, anche tu hai una linea di cosmetici, quindi lo sai, dici, magari la potevi fare già da 10 anni, da 15, forse la potevi fare da tanti anni prima, però non sempre tu sai qual è il momento giusto, no? Per uscire allo scoperto. Per me, diciamo che Next in Fashion è stato un campo di studio enorme perché era la prima volta che mi mettevo a confronto di tutti gli altri designer. Io ho fatto un percorso indipendente, anche mo molto nopito nella situazione di Milano. Sono stato molto tenuto fuori, lontano da tutto quello del mondo che poteva essere Vogue Talent, Moda, tutti quelli che sono i circuiti più importanti dove entrare. Non ho partecipato ai concorsi, non sono stato mai favorito da nessun tipo di relazione, nonostante conosco tutti da tanti anni, perché sono 25 anni che sono nella moda. Però ecco, la vera prova per me è stato quello che, indipendentemente da tutto e tutte le mie scelte giuste e sbagliate, mi sono fatto 40 giorni a Hollywood a fianco dei set dove c'erano Scarlett Johansson, dove c'era Brad Pitt, dove c'era un sacco di gente agli studios. E per 40 giorni io mi sono sentito una star. Per me quello è stato come si può dire, il premio per tutti i sacrifici fatti in questi anni. Però pronto a farne ancora tanti altri, eh? Assolutamente, noi Si è ovviamente, sempre da capo. sia io che sono certa dai commenti che vedo, perché è ovvio che c'è tanta gente che ti vuole bene da ogni parte del mondo e questo avviene anche per me e sono convinta che quando questo accade, già uno si può dare delle risposte di chi è e di cosa ha fatto nella vita. Tu mi dicevi la tua linea l'avresti potuta fare prima. Io invece ti dico che ogni passaggio fino ad oggi che è arrivato nella consapevolezza proprio e nella scelta di voler fare qualcosa. Ti faccio un esempio. Tu sai bene che io
dal 2000 al 2004 ho lavorato per Donatella e io ritengo che moltissimi altri truccatori arrivati a quel livello, tranne che non fosse stata veramente Donatella a cacciarmi, probabilmente sarebbero rimasti in quella situazione, perché ormai sei al top, cioè sei proprio al top. Non è che stai parlando di un emergente, stai parlando comunque della Maison Versace, stai parlando di tutto il jet set internazionale. Parliamo di Dio, la Madonna e tutti gli apostoli, cioè che cosa c'è di più? Cioè, per un make-up artist essere in quel circuito è... Non c'è di più. Ancora oggi, quando nelle interviste mi chiedono se sono pentita di avere fatto una scelta che invece mi ha portato in Brasile altri 4 anni, 2 anni tra New York e Los Angeles con la Current, dove sì, certo, avevo nel mio know-how e sul mio portfolio compariva che ero la persona, che ero stata la persona di Donatella Versace. Ma io sentivo nel mio cuore che non era quello l'obiettivo, che non era quello che volevo fare nella vita. E quindi ho avuto il coraggio di guardarmi sia fuori che dentro e dire: l'ho fatto, sono stata in grado di farlo, a me interessava dimostrare a me stessa che lo potevo fare, che ci potevo riuscire, che partita dalla Sicilia io sarei arrivata a Milano e che in maniera proprio massiva sarei riuscita a bucare quei 10 portoni e a fare quello che desideravo. Quando la gente mi dice hai avuto fortuna, io dico invece, rispondo che la fortuna è una delle qualità che premia gli audaci, perché se tu non hai il coraggio di compiere delle azioni, la fortuna non ti può trovare. Quindi la fortuna c'è, ma è conseguenziale alla persona che sei, al coraggio che dimostri sul campo. Sì, assolutamente, Vale, assolutamente. Però credo anche un'altra cosa, sai, Vale, che tu hai avuto la fortuna, no, di toccare un jet set in un periodo molto preciso, poi perché parliamo di anni, all'inizio del millennio, quando... cioè, il glamour era pazzesco, poi Donatella stava subendo, tra virgolette, un pressing post-morte di Gianni, erano gli anni un pochino che lei ha rialzato la testa, anni è stato ovviamente dolore e tanto olio di gomito. Poi, diciamo, c'è il momento della del far capire il suo valore, perché comunque Donatella è una donna di grande humor, è una donna di grande intelligenza, è una donna io ammiro molto personalmente, ci conosciamo poco, ho avuto più possibilità di conoscere sua figlia Allegra, di conoscere Santo, di lavorare comunque, diciamo, con l'entourage, non direttamente con lei, però tutte le volte che ci siamo incontrati, tutte le volte che ho avuto la possibilità di passarci anche solo pochi minuti, devo dire che è proprio da quel niente che riesci a capire una grandezza quando c'è. Non hai bisogno di vedere troppo. Leggo le sponde sempre in una maniera accurata, arguta. Amo tantissimo questo suo essere donna del sud Italia ed essere contemporaneamente una globetrotter. Proprio dare questa voce anche a un sud che lei rappresenta in una credo in una maniera molto positiva. Non so, Vale, il tuo punto di vista, però a me piace vedere, si può dire che è una donna calabrese, perché poi tu sai che in Calabria le donne non hanno vita semplice, che è ancora chilismo, c'è tanto poi non so se tu lo sai, c'è tanta misoginia. Assolutamente, non so se te l'ho mai detto, ma io dico di essere siciliana, perché in realtà 2 mesi già ero a Catania e da lì poi ho schiodato che ero quasi maggiorenne e quindi per definizione, ma sul mio estratto di nascita, sul mio certificato di nascita, io sono nata a Reggio Calabria perché la mia mamma era calabrese, quindi io sono metà siciliana e metà calabra, ecco perché ti dico, capito, no, dura di più, che è stato anche uno dei punti di forza secondo me in quella che è stata l'amicizia e la collaborazione di quei 4 anni. Hai detto una cosa importantissima. Donatella è una donna che ha una forza incredibile. Sai quando si dice nella botte piccola c'è il vino buono? Ecco,
Sì, ho avuto dei momenti in cui, intanto la ringrazio sempre, mentre te lo dico, ovviamente ho tutte le mie immagini che costellano quegli anni, e un ricordo in particolare, quando lei si rese conto, e non è passato neanche molto tempo, che si poteva realmente fidare di me in tutto e per tutto, devi sapere che all'interno, diciamo, di quelle che erano le persone che si occupavano dell'immagine di Donatella, noi avevamo proprio all'interno dell'appartamento in centro che lei ha a Milano, c'era proprio un reparto che era dedicato a noi. Quindi noi dormivamo anche in casa, perché lei poteva avere il consiglio di amministrazione la mattina, poi il pomeriggio poteva avere un altro evento, poi la sera ci poteva essere un party. Quindi io avevo già i miei due figli che vivevano a Roma, ed è stata grandiosa mia madre che in quegli anni chiaramente mi ha supportato in tutto e per tutto, perché l'impegno per stare con Donatella ha significato per me stare dal lunedì al venerdì senza i miei figli qui a Milano, e i miei figli all'epoca erano molto piccoli, e poi io tornavo il sabato e ripartivo la mattina del lunedì da Roma, da Fiumicino, con il primo aereo, quello delle 6 del mattino, insieme agli uomini. Io li chiamavo gli uomini dalla valigetta, i men black, perché ovviamente erano tutte persone che facevano business e si muovevano con questi voli che arrivavano la mattina a Milano e poi probabilmente ritornavano la sera. Io ero l'unica donna più o meno in quegli anni a viaggiare con tutti questi businessman, anche perché la generosità di Donatella è sempre stata quella di viaggiare comodamente, di viaggiare bene. Io ricordo che in quegli anni sono diventata, con Alitalia non lo so, freccialata nel giro di un paio di mesi per i viaggi che facevamo con Donatella. E in più la fiducia che lei ha attribuito al nostro rapporto ha permesso che poi io avessi un salto quantico all'interno di quella che era anche la predisposizione all'interno dell'appartamento, perché mentre la parrucchiera e la ragazza che si occupava delle nails non mangiavano con Donatella, ma avevamo proprio una mensa per noi, io ero l'unica persona a cui era permesso di mangiare con Donatella privatamente nel suo appartamento, e io questa cosa la ricordo con tantissimo affetto, perché un personaggio di quel livello, per volerti anche a pranzo con lei, significa che tu sei diventata parte integrante della sua vita. E io quello lo ricordo con la massima stima, perché non è così scontato a quei livelli. E tu sai bene quello che è lo stress a cui già noi siamo sottoposti. Figuriamoci un personaggio di quel calibro. Sì, io ho molti amici nel jet set internazionale, conosco bene che cosa vuol dire quello che proprio esattamente dicevi, Valeria. Non ho mai abitato con celebrity di questo tipo, quindi non le invidio da vista, perché la vita è bella anche per tutte le sue quel livello, non ti puoi permettere imperfezioni, non ti puoi permettere di essere in ciabatte, non puoi permetterti di stare in casa, non puoi permetterti mai niente di quello che le persone normalmente si permettono quando vogliono rilassare. Quando cerchi di rilassarti, comunque la tua testa non te lo permette. Anche per se ti che aggiungo circondarsi che in quei momenti intimi di cui ti sto parlando, a me è stata riservata l'opportunità di poterla vedere invece, capito, dimessa in quelle condizioni in cui tu vivi la tua vita normale, sapendo che quella persona non dirà mai niente di te. In tutte, te lo giuro Angelo, in tutte le interviste che mi fanno, anche quando cercano di capire qualche cosa della vita di Donatella, io dico, ma neanche se mi torturate a sangue. Perché no, ma non è possibile. Perché quell'intimità è qualcosa che per chiunque va mantenuta con grandissimo rispetto. Proprio per la fragilità che poi questi personaggi devono anche avere, come chiaramente il rapporto con la figlia, che non è stato un rapporto semplice. No, assolutamente. Ma purtroppo non è mai semplice quando ci sono cose in ballo così grandi,
Perché già è complicata la vita di persone molto semplici, no? È complessa la vita di una famiglia, tra virgolette, se vogliamo, più standard. Figurati quando sei una famiglia che tutto il mondo conosce, che tutti vogliono sapere che cosa succede dentro casa tua. Io mi ricordo, ti parlo di un festival del cinema di Venezia di 5-6 anni fa. Eravamo, non ti posso dire il nome, con questa, diciamo, personaggio famosissimissimissimo che alloggiava nel suo yacht di fronte a Piazza San Marco. Immaginati solo la cifra che pagava per posteggiare lo yacht davanti a Piazza San Marco, alla punta della dogana. Una cosa, vabbè, uno yacht di 70 metri, 5 piani, babà, tutte le cose più belle del mondo. Però la cosa che lei ama più e che ed era molto divertente era il fatto che quando arrivava lì diceva: questo è il mio spazio, io qui sto come mi pare. Se ne fregava che i fotografi la fotografassero da lontano. Dice: questo è il mio spazio privato. Se uscirà anche una sola foto di questa roba così, non gli converrà nessuno, perché ormai le persone, il feticcio di sapere come siamo nei nostri momenti privati. Io capisco l'interesse di imperfezione a volte, per dire anche loro sono esseri umani come me, proprio perché è privato quello degli altri, così come quello delle persone che hanno una vita pubblica. E proprio perché è pubblica, il privato deve rimanere più privato ancora. C'è Fausto. Faustino, ciao Fausto, baci baci. Eh sì, Fausto è un'altra Ciao persona Pupone. che appunto, no, fa parte di una sintonia sempre, con lui ci siamo scambiati pure a livello personale delle cose incredibili. Però sì, sono d'accordo con te, così come anche dirti che in realtà ho letto qualche volta sentire dire che Donatella non è una donna generosa. Io Ciao posso Lila. dire esattamente l'opposto, solo con una grande differenza. Donatella non riconosce e non si dà a tutti o alla moltitudine. Quindi all'interno anche di quello che è il team, come ti dicevo, c'era la parrucchiera, c'era la ragazza che faceva le nails, che non hanno avuto il rapporto che ho avuto io con Donatella. E quelle sono quelle cose che o succedono o non succedono, ma perché sostanzialmente due persone si incontrano e basta. Tant'è che poi quella mia particolare attitudine, quell'energia che ti dico che anche senza parlare arriva, era l'energia che a lei faceva stare bene. Cioè non c'era un momento in cui quando stava con me aveva, che ti posso dire, un momento di depressione, un momento in cui andava giù. E quello per un personaggio è fondamentale. Quindi anche la scelta poi di affidarmi non alle sfilate che ha sempre pensato Pat e Palau si sono sempre occupati delle modelle per la sfilata Versace. Io invece, come nelle foto che ho postato qualche giorno fa con la Catherine Zeta-Jones, che ho ritrovato questa foto dal mio archivio storico, ero affidata solo ai personaggi. E stare con i personaggi significa avere una capacità proprio non solo di truccarli bene, ma di farli stare bene, perché sappiamo bene che la modella è abituata a indossare qualsiasi cosa, lo fa per lavoro. Il personaggio no, il personaggio deve interpretare nella figura di se stesso e quindi l'insieme delle cose non è paragonabile alla vita di una modella o come quando una modella sfila. Ti vedo a trattissimi perché la connessione evidentemente sta di nuovo cedendo, per cui non ti sento. Ecco, Assolutamente, adesso sì, adesso sì. assolutamente. Anche perché poi, cioè, io. Non ti sentiamo, almeno io non ti sento. Ti Mi sento senti? a tratti, non ho sentito cosa hai Dieci detto. personaggi è bellissimo, ma ovviamente. Ti dicevo che lavorare con i personaggi, chirurgo, basta una virgola sbagliata che potresti
compromettere il lavoro aziendale, la copertina, qualsiasi cosa stai in quel momento facendo. Io vedo con quanta delicatezza le persone sono suscettibili, specialmente con chi fa il tuo mestiere, con i look maker, con i makeup artist, con gli hair designer, con tutti quelli che si occupano di bellezza, vanno a toccare nella persona delle fragilità, delle situazioni che capisco, cioè io che sono dall'altra parte da quello che viene truccato, vedo che quando una persona ha poco tatto preferisci fare da solo ed è sempre molto un attimo passare quel tipo di, specialmente con le donne, perché gli uomini siamo un pochino più che se ci fai due coccole siamo contenti, ci Le donne massaggi, ci no. accarezzi. Le donne non vogliono essere toccate più di tanto, dovresti essere la fata turchina, truccarle senza toccarle a volte. Altre Esattamente. volte, dopo dipende sempre un pochino dalle personalità, ma le capisco. Io capisco molto bene anche chi è stizzinoso, anche se io sono della parte di quella tipo truccami tutto il giorno che guarda, mi sento in vacanza. Senti, Non tanto infatti per il oggi. trucco di sé per sé, per la coccola. Infatti, stavo dicendo, oggi sei in ufficio, ma la prossima volta, se riusciamo a fare un altro appuntamento insieme, perché vedi che è volata un'ora, mancano già 4 minuti alle 7 e ci butterà giù Instagram, per cui è arrivato il momento già dei saluti. Però ti dico questo, se troviamo un momento in una fase successiva, sarà bello vedere come ti truccherei io, come ti truccherei io anche a distanza. No, no, io preferirei che lo fai tu. Facciamo un live, come si può dire? Facciamo il live, ma lo facciamo in diretta, come si può dire, insieme. Allora facciamo, ci promettiamo questo. Perché io Tra poco, non vedo l'ora. Sì, il 4 maggio è vicino, quindi assolutamente almeno sì. in Lombardia riusciamo a vederci. Io non vedo l'ora di abbracciare te, di abbracciare Alberto, veramente tutti, 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 tutti all'interno del tuo studio. Quindi ci facciamo questa promessa, assolutamente sì. E con questo io ti mando un grande bacio prima che la linea va giù, così poi saluto Vale. il pubblico. E ti ringrazio di questo momento insieme, grazie mille. Grazie a te. A prestissimo e non vedo l'ora che vieni a rifare a ringiovanirmi di Assolutamente, 20 anni. assolutamente, ci vediamo in studio da te. Vale, Mirko. Assolutamente, un bacione a te e a voi tutti. Ciao tesoro, a Ciao, presto. ciao amore. E allora, intanto è stato un grandissimo piacere. Volevo rispondere a De Silva. Ah, De Silva, devi sapere, eu falo perfeitamente português. Eu morei 4 anos na minha vida no Brasil, trabalhando por conta na Sudamérica. Eu amo o Brasil. E todo mundo fala que se eu não fosse italiana, com certeza eu seria brasileira. Solo per risponderti che sì, non solo ho vissuto 4 anni in Brasile, e parlo perfettamente la tua lingua, che amo perché è parte di me, ma ovviamente ho lavorato con tantissimi modelli e modelle brasiliane, sia nel mio periodo in Brasile, sia nel mio rientro qua a Milano. E ancora ti aggiungo che la mia agenzia in Brasile è quella di Carlo Charrasco, che tu sicuramente conoscerai. E su questa battuta io vi saluto tutti, vi do appuntamento a domani. Domani appuntamento completamente diverso. Domani entriamo in un altro mondo. Avete già visto quelle che sono le storie di quello che già sto inserendo, di cosa succede martedì, mercoledì, giovedì. Quindi, se avete piacere, ore 18, domani di nuovo qui con me. Un bacio, buona serata a tutti, ragazzi, e mi raccomando, state bene. Obrigada! Beijão pro mundo!